Cari lettori, benvenuti a questo nuovo appuntamento Virtual Tour Fumetterie Sergio Bonelli Editore. Io sono qui oggi con Gianfranco Manfredi. Ciao Gianfranco! Ciao a tutti. E Sergio Gerasi. Ciao Sergio, come stai? Ciao, bene, ciao a tutti. Iniziamo con una breve intro che racconta ancora una volta cos'è il Virtual Tour Fumetterie e poi entriamo nel vivo per quella che è la serie Cani Sciolti, in vista dell'uscita adesso di Morte della Famiglia, un nuovo inedito tratto dall'universo realizzato da Gianfranco Manfredi. Il Virtual Tour Fumetterie al tempo, il gioco di parole, in cui era molto difficile pensare a un incontro tra gli autori e i lettori a promozione di un titolo negli store, si pensò a realizzare qualcosa di che coprisse questo evento non più possibile, e quindi la Sergio Bonelli Editore, dialogando con le varie fumetterie, creò questo che oggi chiamiamo Virtual Tour Fumetterie, e quindi un momento, un'intervista streaming che può essere usufruita e seguita dai lettori ad acquisto dei titoli che promuoviamo di volta in volta. E questo mese cadiamo su Cani Sciolti, quindi acquistando uno o più volumi, e ci auguriamo tutti, della serie Cani Sciolti, potete reperire l'esclusiva stampa realizzata per mano di Sergio. Ora, io, finito questa introduzione, andrei proprio nel vivo. Prima di arrivare al nuovo capitolo, che è Morte della Famiglia, io affronterei quella che è anche la genesi di questo universo, che è un po' laterale rispetto alla riproposizione in libreria di Zagor, di Tex, cioè di quelli che sono dei universi stracollodati della casa editrice o degli episodi storici legati appunto a questi personaggi storici. Quindi cosa succede quel giorno in cui Gianfranco ti siedi al tavolo con il direttore editoriale Michele Masiero e pensate di mettere in cantiere questa particolare serie? Beh, in realtà non l'ho pensato io, l'ha pensato lui, perché mi ha detto: vuoi fare una serie sugli anni 70? Poi, spiegandomi un po', aveva in mente una serie con diversi personaggi, cioè corale. E quindi, beh, quello, sono rimasto sorpreso, perché non era nella tradizione Bonelli, perché chiaramente centrare una serie sugli anni 70 voleva dire anche mettere dei contenuti politici e sociali forti all'interno di una serie, cosa da cui Sergio Bonelli si è sempre ben guardato. Una volta a Sergio Bonelli gli avevo proposto io una serie sui writers, sul mondo dell'urban art, di quelli che fanno i murales o dipingono gli skateboard, eccetera, e lui mi ha detto no, perché sennò diventa politica. Quindi Sergio, queste cose, quella era attuale, non sugli anni 70, era sugli anni che si vivevano in quel momento lì, le origini anche dell'arte urbana contemporanea. Però ecco, mi ha detto di no, quindi sono rimasto sorpreso sentire poi farmi una proposta sugli anni 70. D'altra parte erano gli anni in cui ero giovane, in cui facevo anche il cantante di movimento, eccetera, quindi cioè, mi veniva molto naturale. Però prima cosa che ho fatto è stato di ripensare un po' al mio gruppo di amici in università, quando ci eravamo conosciuti durante le occupazioni. Poi non ho preso proprio loro, ho mescolati un po', ho sentito persone di vari ambienti a cui ho chiesto aneddoti di vita di quegli anni lì, in certe circostanze. Per esempio, una delle uscite di Cani Sciolti in libreria che è andata meglio è stata quella sul 12 dicembre, cioè sulla la bomba di Piazza Fontana. Io ho fatto un giro di telefonate chiedendo a tutte le persone che conoscevo: cosa stai facendo in quel momento lì, quando sono esplose, proprio quando è esplosa la bomba. E quindi ho avuto una serie di testimonianze, e alcune le ho usate liberamente nella storia, per ricostruire la storia di questi gruppo di ragazzi che ho raccontato. Quindi diciamo, serie piuttosto anomala rispetto al panorama Bonelli edicola, però una serie che ha trovato un po' una certa rispondenza nelle librerie, perché è evidente che ogni tanto nel corso della serie si centrano dei temi, nel caso le bombe Piazza Fontana, in un altro caso Stonewall, cioè a New York la rivolta omosessuale al Village, nel caso di un altro episodio disegnato da Sergio Gerasi, la Milano di Vallanzasca
e quindi anche la parte non necessariamente politica, quella un po' noir, intitolato Milano Spara. In questo caso, di quest'ultimo, che è inedito, è una specie di riflessione a più voci, attraverso più esperienze, sul tema della famiglia e dello scontro generazionale nei nostri anni. È come se io fingessi che per un momento c'è una specie di trasparenza tra genitori e figli, che in realtà non c'era, in cui i genitori confessano una parte della loro vita ai figli, cosa che non facevano perché erano molto riservati, anche perché molti genitori la parte giovanile della loro vita era fascismo, non la volevano tirar fuori, ecco. Poi per altri genitori era la resistenza, ma insomma erano vite che comportavano anche un certo tipo di carico di violenza da cui si voleva risparmiare ai figli. Poi era un'epoca anche i rapporti con le donne erano completamente diversi da quelli che avevamo noi con le nostre compagne di classe. La sessualità era vissuta in un modo diverso, c'erano le case chiuse, la prostituzione, eccetera. Quindi diciamo che non era facile per noi condividere delle esperienze e parlarsi francamente con i genitori. I genitori erano molto pudichi, come d'altra parte noi ci difendevamo, siccome molte delle nostre esperienze, anche quelle più innocenti, tipo occupare l'università, però erano di fatto illegali, comunque non apprezzate dai genitori, anche lì evitavamo di raccontarci troppo. Però ammettendo che invece si fosse create, perché ogni tanto capitavano, delle situazioni di trasparenza, di confessioni reciproche, l'interrogativo che ho messo al centro della storia è: se queste occasioni fossero capitate, sarebbe scattata una maggior comprensione o no? E le due tipi di vite erano vicine o erano invece molto lontane? Ecco, questo poi non lo anticipo, perché lo si capisce dalla lettura delle storie, insomma. Ecco. Devo dire che poi questo tema qui, forse qui esplode in tutta la sua forza, ma è sempre stato un po' una continuity all'interno della serie di Cani Sciolti, perché quella che è la serie che ci ha portato fino ad ora era una serie corale, quindi che prendeva come protagonisti più famiglie, più o meno numerose, e con diversi gradi di costrutto sociale, insomma. Sì, diciamo che la storia comincia dell'insieme. Cani Sciolti presenta questo gruppo di ragazzi a 19 anni e poi li vede, ma poi per modo di dire, perché poi la serie è raccontata anche un po' per flashback, è raccontata anche un po' per flash forward, quindi ci sono anche delle parti dove li vediamo già adulti, sposati, eccetera, nel corso degli anni, negli anni 80, perché si conclude nel 1989. E cioè il percorso è un po' quello dei figli del dopoguerra che hanno vissuto da ragazzini nella guerra fredda e poi arrivano fino, come parabola generazionale, fino alla caduta del muro di Berlino. Quello è il percorso generale. Questo percorso, invece di essere raccontato cronologicamente anno per anno, è raccontato un po' come, da questo punto di vista, la serie è un po' vicina narrativamente a quello che è lo stile delle nuove serie televisive, cioè che è una serie che non va tanto per ordine, è una serie in cui ci può essere due episodi nel 72, poi salta avanti due episodi nel 74 e poi flashback negli anni 40 del dopoguerra o la Milano della ricostruzione e flash forward negli anni 80, cioè è una serie molto animata e molto mescolata, e questo vale anche non solo per il tempo, vale anche per lo spazio. Questo credo poi può dirlo Sergio meglio di me, che dia delle notevoli chance ai disegnatori, anche delle difficoltà per cui mi avranno maledetto, perché c'è una principale ambientazione milanese, però poi in realtà ci sono tante città sia con ricostruzioni d'epoca, quindi da curare come erano gli oggetti e le cose d'epoca,
però anche con dislocazioni geografiche, cioè una storia a New York, un'altra in Inghilterra, tra gli hippies a Stonehenge nel 1970, nell'anno del festival dell'isola di Wight. E quindi, insomma, ci sono molte occasioni, ma anche un po' di difficoltà, le automobili d'epoca, cioè una documentazione notevole. Con Sergio mi ricordo abbiamo avuto anche dei problemi, per esempio quando c'era delle tavole ambientate all'Hotel Diana di Milano, dove abitava il gangster Turatello, e siccome ci sono stati 4 cambi di proprietà dell'Hotel Diana per ricostruire la facciata come era in quegli anni lì, non è stato facilissimo, ho dovuto fare anche delle correzioni. Perfetto, sì, volevo solo infatti arrivare a Sergio e capire come si era mosso in questo universo che a lui è molto caro, anche perché tante opere sue fuori Bonelli raccontano Milano, e volevo capire come si era mosso dalla pausa londinese da Dylan e per arrivare qua a Milano, quali scambi aveva Fonte Gianfranco, cioè voi siete due presenze fortemente milanesi, quindi quanto gioco c'è stato, anche quanto vi siete parlati, ecco. Allora, dunque, inizialmente io ero stato contattato per questa serie proprio da Maviero. Io penso per due motivi. In quel periodo, la prima l'hai già anticipato tu, Giovanni, e cioè che quando ho la possibilità di fare i fumetti miei, diciamo, Milano è quasi una coprotagonista. Il posto che conosco meglio, ci sono nato e cresciuto, da genitori sempre di qui che comunque mi raccontavano storie della loro infanzia che erano ambientate sempre qui, anche qualche nonno tra l'altro. A proposito di questo, anch'io ho chiesto sempre ai miei genitori dove fossero nei momenti topici della storia italiana e di Milano. Quindi mia mamma tra l'altro lavorava quando esplosa la bomba, lavorava più o meno a 200 metri da Piazza Fontana, quindi questo è una cosa così un po' particolare, mi ricordo sempre. E in quel periodo, tra l'altro, avevo appena, mi sembra, disegnato in quel periodo, scusate, in cui Masiero mi chiese di disegnare Cani Sciolti, di partecipare a questo progetto, avevo un po' cambiato stile di disegno e nella mia idea c'era una specie di modernizzazione del segno. In realtà, probabilmente, senza saperlo, avevo riscoperto un po' di classici anche, e quindi questo nuovo segno era, molti mi hanno detto che ricordava un po' Crepax nello specifico, quindi ecco, forse anche per questo Masiero mi chiese di partecipare a questo progetto. Dopodiché, per quanto riguarda insomma lo studio delle location, dei posti e compagnia, io tra l'altro ho disegnato 4 numeri che poi sono usciti 2 in edicola, poi entrambi sono stati appunto richiusi in un libro e ripubblicati in libreria, e poi quest'ultimo che è sempre composto da un doppio numero. E principalmente c'è Milano, però come diceva Manfredi ci sono diverse altre location anche fuori Milano, quindi in quel caso lì l'ho ricostruito un po' come faccio insomma con Londra, con posti che non conosco, come si fa nel mestiere del disegnatore di fumetti, insomma, che tra l'altro adesso con internet, Google Maps e tutti questi strumenti, insomma, il lavoro è facilitato. Invece, per quanto riguarda Milano, ci ho messo anche un po' del mio, anche un po' per, non so, cioè, mi ricordo una scena in una discoteca dell'epoca, che poi io ho rifrequentato, era diventato un club quando lo frequentavo io, che era Ragno d'Oro, se non mi sbaglio, in Piazza Medaglie d'Oro. Allora io mi ricordavo che la conformazione di questo posto, quindi ci siamo scritti, abbiamo cercato di ricordarci, l'abbiamo un po' ricostruito anche come abbiamo fatto, come diceva Gianfranco, per l'Hotel Diana, e quindi niente, così col dialogo e con i ricordi nel caso di Milano, visto che siamo... Sì, era la balera dei tranvieri, dell'associazione dei tranvieri in Piazza Medaglie d'Oro, però mi ricordo che avevamo discusso, perché no, in realtà nel fumetto non entra dentro, però...
c'era l'esterno, e quindi abbiamo discusso, ma l'entrata all'epoca era su quel lato lì o era quella su quell'altro lato, ti ricordi? Esatto. Sembra facile, ma non è mica facile ricostruire come erano le cose, anche quale linee del metro erano attive, quale si fermava al Duomo, perché ad esempio in un film degli anni 70, di quelli lì appunto sulla malavita milanese, si vede uno che esce dalla stazione centrale e passa vicino alla fermata del metro, e in teoria all'epoca doveva esserci solo la linea rossa. Invece c'era già la stazione Duomo e solo è stata fatta con la linea verde. Quindi questo, cioè, sono cose che bisogna andare a cercare. Sono andato sul sito della TM, è un casino, non è facilissimo beccare l'epoca. In un'altra storia c'era il Bar Magenta, che è rimasto uguale. Quindi io ho portato il disegnatore che era di Bari al Bar Magenta, che lui non l'aveva mai visto, quindi l'ha visto dal vero e poi ha fatto delle foto, eccetera. Ecco, dopo, quando l'abbiamo disegnato, io non mi sono reso conto, ma lui ha disegnato anche l'impianto dell'aria condizionata, che invece nel 68 non c'era proprio. E quindi sembra facile, ma quando uno, invece di stare nel fumetto d'avventura generico, che uno i luoghi se li sistema come mi pare, fa un fumetto un po' storico, che poi magari si rivolge anche a gente che abita a Milano, che ha vissuto in parte quegli anni lì, ricostruire come erano certi locali, certi night. In questa storia c'è, per esempio, o in un'altra, insomma, in questa storia ci sono dei primi locali jazz di Milano, poi c'è il Santa Tecla, e questi locali si sono molto trasformati tantissimo nell'arco degli anni. Pescare quegli anni lì sembra facile, ma il materiale fotografico è scarsissimo. Poi ci si rende conto anche che la fotografia, fino agli anni 70 avanzati, fino quasi agli anni 80, era una fotografia di esterni. Ci sono tantissime foto di case di ringhiera, eccetera, ma viste dalle ringhiere. Per vedere le case di ringhiera come erano dentro gli appartamenti è un casino, perché nessuno andava a fotografare dentro casa. In qualche film, invece, per esigenze narrative cinematografiche, si vedono per qualche breve sequenza gli interni, però fa una ricerca di immagini è obiettivamente difficile, e non basta la rete, bisogna anche riprendere molti film d'epoca per capire come erano le camere da letto, come erano arredate. È complicato. Questo è molto interessante, perché oggi ci aspettiamo che con internet tutto sia smart, no? Alla portata e in un attimo, invece c'è tutto ancora, e devo dire ancora un aspetto magico, tutto un sapore artigianale nel ricostruire le ambientazioni, setting. Sergio mi ha dato un ottimo gancio, devo dire la verità, perché mi ha introdotto un aspetto che è quello dei ricordi, e qui c'è una domanda un po' non scontata però sentita. Tu, Gianfranco, quanto hai messo di tuo dentro Cani Sciolti, cioè quanti ricordi, quante fotografie personali, cioè che cosa c'è di tuo lì dentro? No, io in realtà qualcosa sì, ma in realtà abbastanza poco, perché io, diciamo, generazionalmente, siccome quest'anno ne compirò 75, sono di una generazione che era molto interessata nelle storie, a fumetti, all'avventura, eccetera, prima ancora il romanzo Sandokan, le cose, quindi storie che non facevano parte neanche della nostra epoca, insomma, e che raccontavano gli altri, o raccontavano l'immaginazione pura. Ecco, eravamo molto legati a questa cosa qua, a meno che non si facessero poi storie politiche che parlavano del nostro presente. Però era abbastanza assente da noi quella che oggi si chiama l'autofiction, cioè scrittori anche di romanzi, pensate, non so, Carrera, eccetera, che sono sempre protagonisti dello stesso romanzo che raccontano. Noi, cioè, questo tipo di autobiografismo proprio ci dava abbastanza fastidio, e quindi io sono di quella formazione lì. Quindi tutte le volte che devo raccontare una storia di esperienze che ho in qualche modo vissuto, a me vengono in mente persone con cui io le ho condivise, non direttamente me stesso, a parte che io ho fatto una vita talmente strana che difficilmente può diventare esemplare, perché
troppo particolare, diciamo così. E poi neanche ho avuto un culo forsennato in vita mia, sono sempre stato abbastanza fortunato, ho fatto tutti i lavori che volevo fare, tutte le cose che volevo fare, senza essere di famiglia ricca, però ho fatto gli incontri giusti, ho conosciuto persone meravigliose, tra le quali Sergio Bonelli, che è stato una delle più importanti, con cui ho avuto rapporti di lavoro dove mi ha fatto sempre fare quello che volevo io, cioè più culo di così non è stato, non è rappresentanza dell'esperienza generazionale, perché dei miei amici alcuni sono è capitato che qualcuno sia morto per strada durante le manifestazioni o successivamente per altre vicende. Poi ci sono avuto amici e conoscenti che sono finiti dentro l'incubo dell'eroina, cioè vite anche terribilmente drammatiche che io non ho avuto. E è ovvio che quando si raccontano queste cose è importante anche essere, aver conosciuto questo lato drammatico. Cani sciolti non è un fumetto drammatico, avevamo convenuto con Masiero che dovesse essere un dramedy, cioè una forma intermedia tra dramma e commedia, perché anch'io ho una chiave di racconto un po' ironico che non si presta molto al melodramma, cioè a me piace anche che quando uno legge una storia non si tocchi i coglioni, che sono tutte disgrazie, ecco, diciamo così, c'è un aspetto di ironia, di battute, anche perché il lavoro dello sceneggiatore per un lettore è difficile da vedere, però lo si vede sicuramente nei dialoghi, quindi se i dialoghi sono animati e spiritosi è meglio, secondo me, ecco, si dà un tocco in più. E quindi anche nel disegno, ad esempio, a me sono piaciuti, sono stato molto contento degli episodi che ha fatto Sergio Gerasi, perché questa chiave di leggerezza grafica che si presta anche alla caratterizzazione ironica, personaggio può a volte avere delle espressioni eccessive, non realistiche, ma che caratterizzano e quindi danno un tocco, insomma, che alleggeriscono la vicenda. Il fumetto eccessivamente pesante è un tratto eccessivamente realistico, quando si raccontano delle storie che hanno anche dei momenti crudi, nel caso la sua storia Milano Spara c'ha dei momenti estremamente crudi, perché a un certo punto dei malavitosi attaccano uno dietro una macchina e lo trasportano per qualche centinaio di metri sul selciato, come se fosse nei film western, uno attaccato al cavallo, no? Trascinato però sul cemento, capito? Che è ispirato a un fatto di cronaca d'epoca, perché era una delle punizioni che si davano. È chiaro che se uno lo fa troppo realistico diventa una roba ai confini che non lo regge, se uno lo fa con un'eleganza e non alla crepa, alla Gerasi, tu lo ricevi, la crudezza ti resta, però non c'è quell'effetto porno, diciamo, del voler fare la morbosità, ecco. È interessante anche notare come il segno di Sergio riesca a addolcire il tutto, che non vuol dire non mostrare certi aspetti importanti. Rimanendo in casa Bonelli, abbiamo tante opere di Sergio, da Dylan ma anche dall'universo un po' gotico, un po' più cupo del Pianeta dei Morti, in cui c'è proprio delle scene molto importanti in termini di ferocia, ma anche in termini di intensità, proprio scene horror. E però questa eleganza nel suo segno in qualche modo detona, cioè dei toni di gore e più che possono risultare stridenti all'occhio. Quello che volevo anche soffermarmi era questo: tu tratti già nella tua grande conoscenza storica e nel tracciare tutto con una documentazione molto ampia e precisa, sei portato anche a compiere delle sintesi importanti, perché qui non abbiamo un racconto prettamente di fantasia, no? Qui abbiamo un racconto che affonda le radici nella storia con la S maiuscola. Quale lavoro importante a monte compi nel proprio ritmo, nel selezionare e la lente in cui tu scrivi certi episodi importanti, come li ritmi, come lo fai sposare allo storytelling della storia? Cioè, che lavoro fai sulla storia con la S maiuscola nel doverla riportare in questo formato, ecco?
in realtà la cosa difficile di questa storia era mescolare delle vite reali e i grandi avvenimenti storici. Ora, pensando alla mia generazione, di grandi avvenimenti storici ne abbiamo attraversato molto. Uno, come ho detto, è stato Piazza Fontana, e un altro episodio ho citato la rivolta di Reggio Calabria, che quella invece era un'agitazione di tipo fascista, no? Quindi c'erano un po' i contrasti. Poi certe esperienze vissute in vacanza, quindi c'erano esperienze quotidiane ed esperienze storiche, però era pericoloso. Non volevo rischiare di fare una serie politica in senso strumentale, cioè che il mio gruppo di amici passasse attraverso le più grosse esemplari vicende della mia generazione. No, qualcuna ce ne doveva essere, però ci devono essere anche delle esperienze piccole, come capita nelle vite di tutti. Quindi le esperienze piccole in genere è la zona in cui narrativamente si inventa di più, perché sono più libere, perché i fatti storici sono andati come sono andati, non si possono alterare, mentre un'esperienza piccola di vita puoi inventartela come ti pare. Io invece ho cercato proprio nelle esperienze piccole di raccontare esperienze vere. C'è un episodio dove questi amici formano insieme una comune. Come è andata sta comune? E c'è sincerità. C'era la comune, c'era l'aspetto di utopia, poi alla fine non funzionavano queste comuni per vari motivi, e racconto come. Oppure c'erano anche delle esperienze vissute nel senso di raccontate tra amici, o di quelle cose che si raccontano. Si raccontavano allora tra ventenni, vissute o guarnite di fantasia, come si raccontano anche tra i ventenni di oggi, perché c'è un tipo di parti di vita giovanile che sono esperienze che appartengono a quell'età lì, no? La scoperta dell'erotismo, delle cose qui, questo tipo di ecco, questi episodi che io ho sintetizzato dentro la storia, che danno una certa varietà narrativa e una varietà anche al disegno, perché questo è anche abbastanza importante. Se uno in una storia ha degli elementi, questo poi Sergio potrà dirlo come le ha distribuiti, nella stessa storia c'hai degli elementi, comincia con una storia d'amore che comincia al poligono, di un lui e una lei che non si conoscono, ma si conoscono al poligono perché tutti e due sparano. Cioè, in quegli anni c'era a Milano la corsa alle pistole. Poi si fanno amicizia, si mettono insieme. Poi ci sono delle situazioni erotiche tra di loro dove si racconta il tipo di rapporto sessuale che c'è tra di loro, che è diverso da quello che c'è tra altro tipo di coppie che si vedono nella serie. E poi dopo ci sono anche i fatti politici di quegli anni lì. Insomma, la storia sembra facile, è difficile perché le storie uscivano in edicola a 60 pagine per volta, l'episodio globalmente che esce in libreria di 120. Però raccontare tante sfumature in 120 pagine non è mica semplice. Il disegno aiuta molto a sintetizzarle, ma ci vogliono anche dei disegnatori estremamente duttili, perché normalmente io ho visto anche nelle serie a fumetti, tutte quelle western che ho fatto ad esempio, ci sono dei disegnatori che per esempio disegnano benissimo le donne, altri no. Quindi molte storie d'avventura, ci sono tanti disegnatori che hanno sempre raccontato l'avventura e che hanno una certa età, in cui nell'avventura le donne appaiono poco, era un'avventura di tipo maschile, come l'avventura a fumetti del dopoguerra, e quindi non sono tanto capaci di fare le donne, disegno delle donne improbabili. Poi se c'è l'avventura, se c'è l'azione, non c'è il sesso, perché una roba l'altra, allora... Quindi con i disegnatori di quella generazione lì era più difficile, bisogna aspettare la generazione degli anni 70 per avere disegnatori duttili. Però ancora il duttile non è così semplice, perché poi riguarda tante cose. Raccontare la città, bisogna avere una mentalità metropolitana. Dopodiché ti può capitare un episodio che questi vanno in campagna e passa un cavallo, devi anche sapere disegnare un cavallo, perché sennò come fai? Ed è difficile, le due cose non sono sempre compatibili.
Sergio, tu come ti sei trovato sotto l'aspetto grafico? Ci sono state delle difficoltà particolari o tutto è scorso veloce e libero dalla tua mano? Ecco. Se ci sono anche, essendoci molta traccia della tua città, come Milano, se ci sono proprio delle, ti sei legato molto a delle scene, ci sono proprio delle parti che ti hanno, che ti sono piaciute di più in questo lavoro? Beh, sì, questo naturalmente mi sono piaciute molto di più, cioè mi sono piaciute di più le parti dove, appunto, come dicevo prima, potevo metterci anche un po' di quello che conoscevo, posti che sono più o meno rimasti simili, oppure posti di cui da molto piccolo ho sentito parlare, oppure situazioni che conoscevo della storia di Milano. Sì, quelle mi sono particolarmente divertito a ricrearle, come quella di Vallanzasca, insomma, che è una figura molto conosciuta, insomma, non solo a Milano, naturalmente. E al di là di questo mi sono trovato benissimo, anche perché è quello che, tra i tanti aspetti del fumetto, a me quello che interessa di più è cercare di entrare nei personaggi e farli recitare, farli vivere in una maniera molto realistica, il più possibile reale, non so come dire. E il fatto che fosse una storia con così tanti protagonisti mi ha fatto molto gioco, e soprattutto tutti questi protagonisti, tutti questi personaggi erano caratterizzati particolarmente bene, e anche proprio con anche, non so come dire, semplicemente del dialogo. Io molto spesso, alle volte, mi capita di concentrarmi quasi di più sul dialogo per capire meglio come disegnare quella scena, no? Non che voglia, come dire, superare il lavoro dello sceneggiatore, anzi, però mi serve alle volte per capire meglio cosa prova quel personaggio, no? E provare a metterci quel quid da disegnatore che spero di poter aggiungere. E nel caso di, insomma, in tutte queste storie ho trovato anche proprio delle differenze chirurgiche, anche quelle poche parole che si possono utilizzare nel fumetto, no? Però piccole battute che caratterizzavano benissimo un personaggio rispetto ad un altro, e quindi in questo senso mi sono trovato veramente bene, è stato proprio un terreno molto fertile per me, e quindi in quest'ottica non ho trovato difficoltà, anzi mi sono divertito molto, spero che si veda, ecco. Un'ultima domanda per Gianfranco: cosa ci aspetta ancora nell'universo Cani Sciolti? Quali capitoli nuovi entrerai? Io spero che questo volume, che è inedito, abbia un buon risultato in libreria, e questo consenta di pubblicare nel tempo le storie che per adesso sono ancora inedite, ma che io ho già scritto e che la casa editrice ha. Cioè, in particolare tengo abbastanza ai due episodi dove io racconto colpo di Stato in Cile e cosa ha voluto dire per noi l'arrivo dei profughi cileni a Milano, cosa a cui io avevo già dedicato una canzone con Ricky Gianco che si intitolava Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo, che a un certo punto diceva: io c'ho il profugo cileno a casa mia, arrivato nel 73, e da allora lui non è più andato via, Antonietta fammi star da te, eccetera. Lui si raccontava con ironia questa cosa anche della convivenza con i giovani cileni che arrivavano a Milano. E poi l'altro evento importante è quello che io invece personalmente ho vissuto di meno, quindi quello l'ho ricreato più alla luce di una ricostruzione di cos'era la fine degli anni Ottanta, che è stato la caduta del muro di Berlino. Ecco, queste due sezioni della storia che riguardano degli argomenti che hanno fatto un po' la storia si prestano, secondo me, abbastanza bene per le librerie, tenuto conto che appunto Cani Sciolti è una serie molto particolare, perché non è graphic journalism, cioè non è che perché l'argomento è
la strage di Piazza Fontana, allora il fumetto non c'è più, perché diventa una pura illustrazione di un fatto giornalistico, o si seguono le piste o i processi, cioè, no, questo è un fumetto che racconta la biografia, le vite intrecciate di alcuni ragazzi, di alcune persone, quindi è un fumetto narrativo, quindi racconta anche i grandi eventi per come sono entrati nella vita delle persone comuni. È la grande storia raccontata dal basso, attraverso la vita quotidiana. Su questo ci tengo. Però proprio per questa sua specificità penso che in libreria la serie si difenda bene, perché il pubblico delle librerie è anche un pubblico che si orienta parecchio sulla base degli argomenti. Quando ci sono degli argomenti che restano nel tempo, perché sono stati passaggi cruciali, ecco. Io direi che abbiamo affrontato tantissime cose. Quando sento parlare Gianfranco non penso a un podcast, ma penso tipo praticamente una library infinita, da quanti aneddoti potrei tirarti fuori, di quante cose potremmo parlare, e chissà, quindi possiamo dire anche fine primo tempo. Io ringrazio tanto Sergio, che è sempre molto disponibile, poi una degli autori più in forze per tanti immaginari nostri, quindi penso a Dylan Dog, penso a anche prove più autoriali, allo stesso Canicciotti, quindi vi ringrazio sempre per la pazienza, per queste interviste che portano avanti questo format del Virtual to Fumetterie. E per ultimi ringrazio, i lettori che ci seguono e che potranno recuperare uno o più libri o tutta la raccolta Canisciolti con il bonus speciale della stampa realizzata dallo stesso Sergio. Io vi mando un salutone, grazie Gianfranco, grazie Sergio. Grazie a voi. Grazie. È stato un piacere e alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao.